siamo arrivati alla composizione del final table qui al The Game a Nova Gorica. A partire in testa al chip count è Nicola Sasso con 1 milione di chips, seguito da Alan Kesser con 800.000. Tra i favoriti anche Gambino, che è il regular dell'IPT con 450.000, e l'ultima rappresentanza del gambler, che è Ferrigno, che invece parte un po' in svantaggio con 330.000 chips. Al solito però andiamo a sentire proprio da loro, dai protagonisti, quelle che saranno le tattiche di gioco di questo final table. Sono Zanetti Fabio del team Runner King, sono arrivato anch'io al tavolo finale di questo bellissimo The Game. Credo di avere circa 350.000 fish, per cui sarò circa ottavo, dovrei essere, o settimo ottavo a livello fish, e credo che lo giocherò. Ho giocato abbastanza chiuso, ma penso che adesso dovrò cercare un po' di spingere, perché ormai il tavolo finale bisogna cercare di andare anche un po' su di fish, perché altrimenti morire di bui non fa per me. Ciao, sono Andrea Gambino, vengo da Cagliari, il mio stack di partenza è 463.000 e partirò circa quinto in chip. Credo di affrontare il tavolo finale come il resto del torneo, abbastanza attento, ma comunque cercando di arrivare fino in fondo. Buonasera, mi chiamo Andrea Donato e parteciperò al final table con uno stack di partenza in ultima posizione. Ho circa 180.000, sono il più corto e necessito di un double up, un triple up abbastanza imminente, quindi penso la prima mano utile o buona mano, e cercherò di raddoppiare, insomma, per riportarmi avanti con lo stack. Allora, Nicola Sasso, stack di partenza 1 milione, il giocatore che temo di più al tavolo è Allen, un straniero. Il tavolo finale lo affronterò in maniera aggressiva. Sono arrivato a questo final table in crescendo. Mi chiamo Enzo Ferrigno, sono qualificato al tavolo finale con 308.000, sono uno dei più short al tavolo. Sono arrivato al tavolo finale con non poche difficoltà. Sono partito in questo day 2 con deep stack, essendo il secondo in fish, però poi giocando ho accorciato lo stack e ora è stata dura arrivare al tavolo finale. Sicuramente c'è Allen, che è il chip leader, il giocatore di cui bisogna più riguardarsi, e purtroppo non possiamo esprimere ancora il nostro gioco essendo corti. Speriamo di raddoppiare il prima possibile per giocare meglio. Mi chiamo Giovanni De Minicis, vengo da Lignano Sabbiadoro. Allora, sono arrivato al tavolo finale con 750.000 chips. Adesso vedremo come giocherò il tavolo finale, perché una parte dei giocatori la conosco già, gli altri devo ancora vedere, insomma, e speriamo che vada bene. Alessandro Virgara, arrivo al tavolo finale con 635.000 chips. Sono già soddisfatto perché è il mio primo live, quindi obiettivo più che raggiunto. Come va? Giocherò aggressivo e vengo da Palermo, sono un commercialista ed è la mia prima esperienza. Mi chiamo di messere Alessandro, ho giocato tutto il torneo tight perché sono sempre stato cortissimo, ho 550.000 pezzi adesso e continuerò a giocare comunque aspettando la mano giusta.